Spezia per la motonave Giovanni Agnelli, la terza di un gruppo di 6 unità che traggono il proprio nome da quello di uomini che tutta la loro esistenza hanno dedicato alla espansione dell'industria italiana. La Giovanni Agnelli costituisce un'altra tappa del meraviglioso cammino compiuto nel dopoguerra dalla nostra marina mercantile. Eccola ora affrontare il mare per la prova macchina. Con laudo più che lusinghiero, la bella unità stazza 15.000 tonnellate e con i suoi motori Fiat può raggiungere le 15 miglia marine orarie. La polemica dei palloni aerei tra Stati Uniti e Unione Sovietica non accenna a placarsi. A Mosca hanno organizzato addirittura una mostra per dimostrare, almeno a loro giudizio, lo scopo propagandistico dei palloni che hanno sorvolato la Russia. Da Washington si risponde che gli aerostati vengono lanciati allo scopo di fornire rilievi meteorologici. Nel viale della Donna Felicissima si svolge il convegno delle infelicissime donne sammarinesi. Infelicissime perché, come sottolinea Miriam Michelotti, loro massima rappresentante, nonostante un'annosa e giusta battaglia non riescono ad ottenere i diritti elettorali. Anche le delegate francesi e olandesi si chiedono sgomente perché mai i partiti attualmente al potere a San Marino si ostinino a tenere le donne in una condizione di inferiorità. Per ovvi motivi non posso che solidarizzare con voi, esclama l'inviato svedese, unico uomo presente al convegno. Con l'intervento del Presidente della Repubblica, dopo un'interruzione di 17 anni, viene ripresa a Vienna l'aristocratica tradizione del celebre ballo dell'opera. Sembra davvero, assistendo a queste immagini colme di grazia e di gentilezza, che il tempo e le guerre non siano passate su Vienna e che il calendario si sia fermato all'epoca felice del valzer.